Buongiorno! Oggi inizia l'ultima settimana prima di Natale! Allora, ho deciso di vloggare, almeno cercherò di vloggare tutti questi giorni. Non vi aspettate vlog lunghissimi, saranno vlog brevi, però voglio vloggare tutti questi giorni, visto che all'ultima settimana non ho fatto tantissimi vlogmas, ne ho fatto praticamente uno solo e quindi voglio vloggarvi. E voglio subito farvi vedere quello che ho preso ieri, cioè era una vita che lo volevo prendere e mi sono comprata questa cosina qua. Ho comprato il bollitore elettrico perché praticamente mi sono fatta l'angolino qui, l'angolino del tè. Metterò adesso non ci sono perché sono a lavare, però dovrò mettere due tazze e il miele. E lascerò il bollitore qui e questo sarà il mio angolo tè e tisane e mi piace tantissimo. Questo bollitore è fantastico, l'ho preso all'Eurospin, è costato una ventina di euro, ma ho visto che comunque costano tutti più o meno così e lo volevo da una vita e finalmente è mio. Ovviamente mi sto facendo la tisana limone zenzero e limone, questo infuso qua che ho preso, messaggio, doppio messaggio, che ho preso all'Eurospin, buonissimo, 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 infatti l'ho quasi finito. E poi, visto che sono le 11 passate, tra poco devo andare a prendere Alessandro, perché lui esce sempre a mezzogiorno, vengo a casa, e pranziamo insieme a Ale, e poi devo mettere a posto questi panni qua, questi che vedete qui. Poi devo passare la scopa per terra perché ci sono i peli di spank sparsi per tutta casa. E poi per Aurora inizia una settimana devastante perché giovedì avrà il saggio di danza e ci saranno le prove tranne mercoledì. Ah, e mercoledì ci sarà una sorpresina. Mercoledì ci sarà una sorpresina che però adesso non vi svelo perché già vi ho detto troppe cose, quindi basta, 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 basta. Zitta, mamma, zitta. Mi bevo la mia tisanina e poi vado a prendere Ale. Allora, sono tornata a casa, sono andata a prendere Alessandro e ho l'ansia a mille perché praticamente era un po' caldo. In più ho visto che stava a fare le prove della recita e era seduto per terra, la maestra l'ha dovuto prendere in braccio e mi è presa l'ansia perché abbiamo passato praticamente le 2 settimane precedenti a questa che erano in 3 in classe. Perché stavano tutti male. Lui è stato bene, quindi è andato a scuola e adesso ho l'ansia che gli venga la febbre proprio per la settimana delle recite e tutto il resto. Quindi, oddio, pregherò che non gli succeda niente e che non gli venga la febbre. E adesso preparo il pranzo, l'acqua sta bollendo, adesso metto giù la pasta e vi faccio vedere una cosa, cioè, allora, a parte il fatto dell'albero. Questo è il nostro albero, aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Questo è il nostro albero. Quest'anno, strano ma vero, abbiamo optato per il bianco e il rosso, bianco, rosso, argento. Fatto in questo modo il nostro albero, ci stanno i babbi natalini, tutte le palline argentate, i suonatori, gli angioletti, insomma, ci stanno diverse cose, le meluce rosse, ecco qua. E questo è l'albero, ovviamente sotto ci sta la gonnellina che è quella dell'anno scorso di Babbo Natale. Accanto c'è la macchina, questa qui che hanno regalato Alessandro per il battesimo che ci stava da Dio. Poi qui abbiamo Babbo Natale. Mitico Babbo Natale che era il mio, questo qui, quindi figuratevi quanti anni ha. Qui sul camino, a parte l'ombrello che non ci dovrebbe stare, però ci stanno due calze, una è praticamente sommersa dai pacchi qui delle scatole, questa è l'altra calza, che erano quelle della Disney, della Befana, che ci stanno carine e quindi le ho volute mettere. Qui c'è un Babbo Natale che mi ha portato mia madre da Roma. Lassù c'è la caramella del saggio di danza di Aurora. E qui c'è il presepe. Questa è
la mia praticamente creazione, perché l'ho fatto tutto io. E eccolo qua, il mio presepe. Quest'anno mi sono sbizzarrita più dell'anno scorso. Qui ho fatto il ruscelletto con le anatrelle, sì, le paperelle. Qui ci stanno i vari personaggi, e il pozzo, altri animali, i maialini che non possono mai mancare. Chi mi conosce sa che i maiali per me non possono mai mancare. Un'altra gallinelle, metti a fuoco, bravo, gallinelle, quello che porta il pane, insomma diversi personaggi. E poi qui abbiamo la capanna e l'angelo, perché praticamente non ho trovato la stella cometa per il presepe, e quindi non so il perché, probabilmente non la fanno più, e quindi ho lasciato solamente l'angelo, e sotto appunto c'è tutta la natività, eccetera. E questo è il mio presepe. Qui, per coprire diciamo la parte esterna, ho messo questo qui, che in realtà sarebbe per l'albero, ma io l'ho messo per il presepe. E quindi siamo pronti per il Natale anche noi. La parte più natalizia sono loro, i miei calzini. Cioè, questi sono una bomba. Li ho presi all'Eurospin, c'erano di diverse tipologie, e dentro sono caldissimi perché sono di lanetta e hanno i gommini sotto, ma sono troppo belli. Io li uso a casa come ciabatte. Sono troppo belli. Poi altra cosa che vi volevo far vedere sempre di Natale è questo, che è un centro tavola che ho creato io, perché avevo delle pigne, queste qua, delle pignette che me le ero messe da parte dall'anno scorso, figuratevi. Quindi avevo questa candelona immensa e questa che è l'alzatina dell'IKEA, quella per i dolci. Praticamente ci ho fatto il centro tavola usando le pigne, e poi di qua ho messo, aspettate, di qua ho messo questa casettina in ceramica, che praticamente dentro ci va la candelina, così, innevata, e poi il presepe, questo qui con la palla, con la neve, troppo belle. E questo è il centro tavola di Natale. Poi qui c'è il mio runner, che è stato l'ultimo acquisto che ho fatto, scusate i giocattoli, ma qui sopra praticamente c'è sempre di tutto. E poi infine questo, che a casa mia non può mancare, nocche e nocciole e noci nostrane della nostra terra, con appunto il piattino super natalizio con le rennine. Questo l'ha preso Samuele, troppo carino, e ci abbiamo appunto messo le noci con le nocciole, per chi viene a casa per Natale lo lascerei qua, così almeno uno sgranocchia. E poi niente, vi dicevo i giocattoli, ma quelli praticamente sono ovunque a casa mia. E niente, mi sa che la pasta è pronta. Aspettando uomini e donne, ho messo a caricare un ultimo haul natalizio, quindi tra un po' sì, è online, però voi lo vedete domani. Allora, mentre aspetto che inizia uomini e donne, vi ho messo a caricare appunto il video, come avete visto, e è un video natalizio, è un haul natalizio, e ve la carico perché almeno potete trovare insomma ancora le cosine, le cose che vi faccio vedere, i vestiti che vi faccio vedere, e voi lo vedrete, l'avrete sicuramente già visto, quindi niente, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto. E niente, Ale sta dormendo, l'ho voluto mettere subito a dormire perché ho veramente paura che stia venendo qualcosa. E adesso appunto metto un po' in ordine qui la questione video, eccetera, e poi aspetto che inizi uomini e donne e che venga Aurora, che poi andiamo direttamente a danza, che poi anche lei deve fare suo saggio, cioè abbiamo un tutù fantastico, tutto celeste, insomma poi vi spiegherò nei prossimi giorni
Intanto oggi facciamo ancora le prove, tranquillamente. Allora, sono tornata a casa, so lessa, ma non solo io, cioè anche Aurora è lessissima. E adesso sto un po' sul letto. Tanto Samuele si sta allenando, quindi finché non ha finito non posso fare nulla. E quindi aspetto, mi riposo un attimo. Il video online, il video quello della haul che vi dicevo prima, è già online, quindi lo trovate tranquillamente. E è là. Questa cosetta con la canottiera è lui. E niente, ora mi riposo un pochino, poi prepariamo la cena e poi basta, poi è finito lunedì. L'ultimo lunedì prima di Natale praticamente. E niente. Ho dovuto ricomprare il tubo delle luci esterne, perché noi praticamente abbiamo le luci nel balcone e nel terrazzo. Quelle nel balcone hanno retto un'alluvione dell'altro giorno, quelle nel terrazzo non hanno retto, si sono fulminate, e quindi sono dovuta andare a ricomprare un'altra volta le lucette, e stavolta ho comprato il tubo sperando che il tubo non faccia le lucette dentro e non si fulminano, perché se no, cioè, non so che altro comprare, sinceramente. Poi l'ho preso 10 metri, quindi ci avremo tutta casa luminosissima. 10 metri l'ho preso. 10 metri? Allora, viene qua, poi ci sono le scale. Comunque, fa quel su giù quello che faceva prima. Poco più. Allora non è tanto. No, non è tanto. Va bene, quello che ci vuole. Perché mi dici che è tanto 10 metri? Vabbè. Poi ho comprato il nastro per la recita per Alessandro, perché prima me lo faceva un'altra mamma, poi invece non gli basta, quindi l'ho comprato, e ovviamente mi si è spaccato un pezzo, quindi praticamente sì. Non posso prepararglieli subito, ma devo prepararglieli il giorno stesso della recita, perché se no, se mi si rompono, mi tocca andare a comprare un altro filo dorato, e sinceramente non è che ho tanta voglia. Però si rompono facile, quindi penso che alla fine ci metteremo lo scotch, anziché farci il nodo. Ci metto un pezzettino di scotch, così sta fermo e speriamo che vada bene. Poi lo devo portare anche per un'altra bambina. E niente, scusate i sbadigli, ma sto veramente stanca, quindi la smetto qui di parlare, se no è un continuo sbadigliare. E ci vediamo dopo per la cena, che vi faccio vedere cosa preparo, niente di eclatante, però ci vediamo dopo. Allora, io mi sono dimenticata, perché c'avevo fame, infatti abbiamo mangiato tutto. Andiamo a papà! Però, parliamo di questi kiwi. Chi l'ha presi questi kiwi? Io! Il babbo! Dalla pianta! Di kiwi! Vuoi raccontare? E voglio raccontare, sto facendo un lavoro in quel di Sovana, conoscerete Sovana, la famosa Sovana. Tutti conoscono Sovana! Un paese turistico, famosissimo paese turistico della Toscana, in provincia di Grosseto, piccolissimo. Piccolissimo paese turistico della Sovana di Sorano. Vabbè, insomma, sto lì a fare un lavoro nella villa dove stiamo facendo il lavoro, c'è una pianta di kiwi piena, zeppa, e nessuno che li raccoglie. Stanno andando male, e quindi io dico, perché questi purelli devono andare male? Allora l'ho presi e l'ho fatti miei, l'ho portati a casa. Eccoli qua. Quello è un piatto, e ti affogo, quello è un piatto praticamente della pasta. No, saranno... Sì, no, il piatto è quello da portata della pasta. Saranno 4-5 kg di kiwi. Non ci stanno più morbidi, Ale. Morbidi non ci sono più.
domani. Faccia affranta. Se vuoi mangiare un'altra cosa, prenditi il mandarino, dai. Eccole, Ale! Saluta. No, ci stanno lui. Saluti, Ale. Aspetta. Aspetta. Perché ci sono le nostre ciabatte che sono un po' fastidiose. Ora puoi salutare. Le mie ciabatte non sono molto fastidiose. No, aspetta, devo dire una cosa. Vai, di una cosa. C'è Babbo Natale, l'albero di Natale e tutti. E tutti? E tutti gli amici di Natale. Perché Natale? Perché è Natale. È proprio Natale di tutti. Tutti gli amici di Natale venivano qua. Evviva! Ok, ora saluta. Ciao. Ciao. Ragazzi, noi adesso ci mettiamo a guardare un film e niente, ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao.